Siamo ovviamente per ridurre le indennità, perché ridurre le indennità significa evidentemente anche diminuire quelle che saranno le pensioni del futuro, ma noi vogliamo anche introdurre dei criteri meritocratici per coloro che oggi dovrebbero servire i cittadini. Ecco, vorremmo misurare la qualità del loro lavoro in modo tale che coloro, e purtroppo ancora ce ne sono, che non svolgono appieno il loro dovere, vengono in qualche modo sanzionati o addirittura, pena la decadenza, allontanati dal Parlamento.